È derby d'Italia anche nei bilanci. Se c'è apostrofo è una squadra, in Italia, in grado di rivaleggiare economicamente con la Juventus, questa è l'Inter. Non subito ma in prospettiva, viste le ambizioni e la solidità di Suning. Il fatturato della signora si è assestato sopra quota 400.411.000 nel 2017-18, al netto delle plusvalenze, il doppio rispetto alle altre grandi, rimaste ferme. Solo l'Inter ha dato segni di miglioramento. Desktop minore di spend class uguale notification barra span Inter. C'è Chan in redazione. La visita del presidente Gazzetta Tcher X Link. Copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning. Please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto. Il fatturato nerazzurro sfiora ormai il tetto dei 300.297 nel 2017-18, ma la potenza di fuoco è stata alimentata pure dalla nuova proprietà che dal giugno 2016 è taripompato nelle casse del club 474 milioni per mettere in sicurezza i conti dell'Inter, che nel 2014-15 perdeva 140 milioni meno 18 la scorsa stagione, e per dotarla delle risorse necessarie per rientrare in Champions. La Juve, invece, cammina da tempo sulle proprie gambe. Dopo l'aumento di capitale da 120 milioni del 2011, da allora sappiamo tutti come è andata. Sotto la presidenza di Andrea Agnelli 7 scudetti di fila, 2 finali di Champions, il riequilibrio dei conti con 3 utili di fila spezzati da almeno 19.